Ciao raga, oggi sono a fare una passeggiata nel bosco e si gela. Le temperature sono bassissime, anche nevicato. Come vedete è tutto bianco. L'acqua che ho nella borraccia è congelata e in queste condizioni non è consigliabile bere acqua fredda. Quindi, come fare per rimanere idratati e nello stesso tempo caldi? Semplice, prepariamo un tè. Facile per modo di dire, perché è tutto zuppo. Intanto c'è il sole che fa capolino, vediamo un po'. Dai, forse esce un pochettino di sole, speriamo. Fa un freddo, raga, mamma mia. Vi faccio vedere come scaldare al volo dell'acqua quando siete all'aperto e fa molto freddo, utilizzando una torcia svedese. La torcia svedese è un sistema tipico dei paesi del nord Europa che consente di avere contemporaneamente un fuoco e un supporto per una pentola. In pratica si prende un tronco, si seziona in quattro parti, si scava un po' l'interno, poi si ricompone e si pianta nel terreno. Si mette dell'esca, dei rametti all'interno, si accende il fuoco e a questo punto il tronco stesso che arde può essere utilizzato come supporto per poggiare la vostra pentola. Ma io non ce l'ho l'ascia per spaccare il tronco in quattro, ho solo un seghetto e un coltellino. Come faccio? Semplice, al posto del tronco grande prendo quattro tronchi più piccoli e li dispongo a quadrato. Ci vuole più a spiegarvelo che a farvelo vedere. State con me. Ho tagliato i miei quattro tronchetti, adesso li sto scortecciando per togliere la parte esterna che è bagnata. In realtà è bagnato anche l'interno, ma leggermente di meno rispetto alla corteccia esterna che è completamente fradicia. Ho infisso i quattro tronchetti nel terreno. Ora carico la mia torcia svedese col materiale più asciutto e più infiammabile che riesco a trovare, ed è un'impresa perché è tutto fradicio. Comincerò con questi piccoli rametti di abete che comunque sono rimasti leggermente riparati sotto la volta degli alberi, ma comunque me ne sono bagnati nel tragitto fino a qui. E poi mi servirà un sacco di corteccia di betulla, tutta quella che riesco a trovare. Ho messo un quintale di corteccia di betulla, vediamo se ci si riesce. Ancora vivo? Dai, accenditi. Niente raga, si è messo a piovere a dirotto e ho dovuto interrompere le riprese. Già ho mezzo sdrenato una videocamera, non mi sembra il caso di fare secca anche questa. La mia torcia svedese ha resistito coraggiosamente per qualche minuto, poi dopo ha dovuto soccombere alle intemperie, ma vabbè, non importa. Oggi sono di nuovo sul posto e quindi riprendiamo da dove abbiamo lasciato l'altra volta. Ho deciso di tenere la prima parte del video sia perché mi piacevano le inquadrature sulla neve, sia per farvi vedere che quando si va in giro per boschi non è sempre tutto rose e fiori. L'imprevisto è dietro l'angolo e possono verificarsi condizioni nelle quali accendere il fuoco diventa praticamente impossibile, e questo è il motivo per cui dovete sempre andare equipaggiati, portarvi magari un telo sotto al quale ripararvi in caso di emergenza, una giacca in più, insomma. Già le sapete tutte queste cose perché ve le ho dette 100 volte. Quindi torniamo alla torcia svedese. Vi faccio vedere un attimo più da vicino come ho caricato la torcia svedese. Allora, in fondo ho messo abbondante corteccia di betulla e poi ho fatto dei mazzetti con i rami di abete, e questi mazzetti in pratica li ho messi uno così, uno cosà, uno così, uno cosà, cioè alternati a croce, e magari mettendo qualche cosa di un po' più importante man mano che si sale verso l'alto.
voluto del lavoro per fare sto tè. Già che ci sto, faccio pure uno spuntino. Ragazzi, approfitto di questo momento insieme per farvi vedere questa borsa che sto testando da qualche settimana. Ho già messo delle foto su Instagram. Si tratta di una deluxe bag della nuova linea Wild Canvas di Prometheus Bushcraft Equipment. Ringrazio Andrea Papini, che da anni supporta il mio canale fornendomi i suoi prodotti e che mi coinvolge nello sviluppo e nel lancio di tutte le novità. Questa volta si tratta di una grossa novità, perché parliamo di una nuova linea di prodotti in tela cerata, anche se non è proprio tela cerata, si chiama Oilskin. Comunque una linea che va ad affiancare quella dei prodotti in cuoio che hanno reso famosa la Prometheus. La linea Wild Canvas comprende tutta una serie di prodotti. Questa qui è una borsa specifica per un set cucina. Io ci ho messo all'interno il bollitore, ma ci potete mettere anche una gavetta. Questa qui è da 14, ma è disponibile in varie misure. È piena di tasche, vedete? E sia con i bottoni sia senza. E in pratica ci potete mettere tutto, dalle posate ai fiammiferi, all'accendino, a tutto il necessario per accendere il fuoco. Ci potete mettere un fornellino, insomma tutto quello che vi serve per cucinare quando siete all'aperto. È un contenitore indistruttibile, relativamente leggero per essere una roba di tipo vintage. Potete riporre all'interno la vostra gavetta zozza di fuliggine senza paura di sporcare l'interno dello zaino. In descrizione trovate il link dello store di Prometheus, dove potete acquistare questa borsa e qualsiasi altro prodotto della linea Wild Canvas con un 10% di sconto utilizzando il mio codice LivioPromo10. Ve lo scrivo comunque qui sotto. Con lo stesso identico codice, acquistando invece un qualsiasi prodotto della linea in cuoio, avrete invece in regalo questo portachiavi che vi contraddistinguerà come membri della grande famiglia Prometheus. Ragazzi, spero di fare cosa gradita consigliandovi questa bellissima attrezzatura. Fatemi sapere, nel caso l'acquistate, come vi siete trovati, ma sono sicuro che vi troverete benissimo. Sono le 2 del pomeriggio e il sole sta già praticamente tramontando. Grazie per essere stati con me, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!